questa sezione del festival è dedicata alle città africane. Il titolo esatto è Costruire le città africane. Di fianco a me c'è il professor Vernon Anderson, che studia proprio questi temi. E io personalmente penso che oggi conoscere come sono le città africane forse ci aiuta un po' di più a conoscere qual è la realtà africana oggi, e ci aiuta anche a fare un confronto con quella che è la nostra, e quindi come dobbiamo porci molte volte per affrontare questo tema. L'anno scorso, secondo alcuni studi, la popolazione urbana del continente africano ha superato la popolazione rurale. Questo significa che conoscere le città africane, appunto, significa conoscere un po' meglio cosa e come cresce l'Africa. E le città africane oggi sono veramente la parte di Africa che andrebbe quasi esplorata, come è avvenuto ai tempi delle grandi esplorazioni del territorio africano. Le grandi città africane molto spesso sono assediate da una cintura di baraccopoli, di slum, che sviluppano quasi vita propria. Sono difficili da visitare, difficili da conoscere anche per i giornalisti, anche per i missionari, perché appunto sviluppano una vita propria e delle dinamiche proprie. Sono quasi una città all'interno delle città. Eppure queste parti delle grandi megalopoli africane, che se si vanno a vedere i numeri sono quasi ingestibili, città come Lagos, come Kinshasa, sono veramente delle città quasi impossibili da governare per il numero di abitanti, per come si sono sviluppate, per come crescono. Bene, il professor Vernon Anderson è qui proprio per raccontarci queste cose. Io gli lascio la parola, poi ci sarà lo spazio per domande e interventi. Thank you very much. Grazie. È un grande piacere essere qui al Festival dell'Economia. E trovo che sia un evento molto interessante, molto stimolante. Io parlerò di un argomento di cui ha già parlato il collega Tony Venables di questa mattina, in relazione ad un progetto che stiamo portando avanti insieme sulle città globali e in particolare le città africane. Io prenderò parte di questo appunto progetto e parlerò in particolare di un paper che stiamo scrivendo. Mi soffermerò su alcuni aspetti. Per fare questo io parlerò più in generale su alcuni degli argomenti e poi parlerò più nello specifico Spero che adesso mi sentiate. Dicevo, parlerò di città africane, parlerò più nel dettaglio di Nairobi. Anche i coautori hanno un'approfondita conoscenza di Nairobi, la conoscono meglio di quanto la conosca io non ci ho mai vissuto, però la conosco abbastanza bene. Magari c'è qui anche qualcuno di Nairobi e quindi avremo la possibilità di scambiare alcune opinioni. Comunque, qual è l'idea di fondo? L'idea è che nei paesi in via di sviluppo circa i 2/3 del capitale privato di una nazione è costituito da edifici, e il volume degli edifici, mi riferisco proprio alla cubatura degli edifici, è appunto la misura di riferimento del capitale.
Ci sono inoltre investimenti massicci nelle infrastrutture pubbliche, questo soprattutto in relazione a strade ed autostrade. E direi che questo assorbe sostanzialmente la gran parte del capitale. Ci sono ovviamente anche i macchinari e poi sono inclusi anche gli edifici industriali. La maggior parte di questo capitale si trova nelle città e soprattutto nelle grandissime città. Se pensate alle città africane, crescono molto velocemente, soprattutto le cosiddette città primate, le primate cities, cioè quelle molto più grandi rispetto alle altre. E questo significa dover costruire case, dover costruire infrastrutture e questo significa anche un impiego veloce di capitale all'interno di questi spazi urbani che sono in rapida trasformazione e lo vedremo meglio considerando la situazione di Nairobi. Non è che sappiamo moltissimo di questo processo, non sappiamo se questo renda le città più efficienti o meno. Sì, ci sono diversi aspetti che possono essere considerati, si può optare per esempio per un tipo di edilizia come quella di New York che si sviluppa in altezza con una forte densità abitativa, oppure ci può essere il modello di Los Angeles che sono città più estese diciamo sulla superficie. Ci sono tutta una serie di argomenti di conseguenza da considerare che hanno a che fare con per esempio la progettazione di per sé, con i piani urbanistici e questo si ricollega anche all'espansione della città vera e propria. Si può arrivare ad una città diffusa, la sprawl city, che si diffonde in modo tentacolare e in modo anche abbastanza disorganizzato e questo ovviamente comporta dei costi significativi. Ci sono poi anche degli impatti sulla regolarità della vita cittadina che derivano proprio dal fatto che ci sia una città diffusa o più concentrata. Ci sono anche molti studi su questi con tipi anche di sviluppo della città che possono avere un profilo di particolare, più rettangolari, più circolari. E uno degli aspetti fondamentali su cui ci soffermiamo oggi è l'aspetto climatico, nel senso che si correla la valutazione delle città e l'attività edilizia in queste città per creare le infrastrutture e il cambiamento climatico. È chiaro che questo è un argomento di grande difficoltà e bisogna valutare tutti gli aspetti. Secondo me ci si dovrebbe anche soffermare di più su questi aspetti perché molto spesso li si ignora e non è corretto. Poi ci si chiede anche se l'impiego di queste risorse, di questo capitale, di questa ricchezza sia efficiente o meno e di questo parleremo nel dettaglio. Quindi noi nella mente abbiamo un'immagine tipica della città, con il centro cittadino densissimo di servizi, di negozi, di uffici, poi c'è una fascia ulteriore e poi ci sono aree residenziali, quelle dove vivono le persone particolarmente abbienti che possono permettersi di vivere vicino al centro e poi via via le periferie più ampie. Purtroppo il microfono non funziona più. Okay, so there we go. Okay. It facilitates information exchange. When we look at African cities, they look very different. Le città africane però hanno un quadro diverso, c'è un miscuglio di utilizzi del territorio, ci sono le bidonville, ci sono gli slum che sono vicine alla zona commerciale e c'è un'irregolarità anche appunto dell'organizzazione della città. Forse funziona meglio così il microfono, mi sentite meglio? How slums play into this is critical. These are tracts of
These are tracts of land under and then it will cut in out, I guess. These are tracts of purtroppo in cabina non sentono nulla. Le interpreti non sentono purtroppo in cabina. These are tracts of land under poor institutional regimes. Sorry for this. Sì, prova. All right, that's better. Okay. Ora funziona. Tracts of land under poor institutional regimes. Ci sono anche dei regimi istituzionali carenti. Cosa significa questo? Lo vedremo tra un momento, ma mi riferisco al processo di assegnazione degli spazi urbani affinché siano utilizzati nel modo migliore, ci sia il massimo utilizzo di questi spazi urbani. Ovviamente questo ha delle ripercussioni economiche che vedremo. Vi faccio vedere però intanto due immagini. Non so quanto bene riusciate a vedere, ma qui abbiamo Toronto, qui c'è il lago di Toronto, questo è il centro di Toronto e credo possiate vedere che c'è un layout della città abbastanza regolare, ci sono le vie appunto che sono organizzate attorno a questo centro con una forte densità di edifici e via via che ci si allontana dal centro diminuisce anche l'altezza degli edifici. Quindi c'è questo sviluppo particolare al centro. Invece qui vediamo Nairobi, che è un po' più complicata forse, nel senso che è attraversata da strade, da arterie di traffico, c'è un'area dove ci sono i palazzi amministrativi, qui a destra c'è il centro. E sembra quasi sfocata l'immagine, ma non è la foto che è sfocata, è proprio l'irregolarità del tessuto urbano che ci dà questa impressione, perché non c'è una griglia sostanzialmente che è stata utilizzata, ci sono edifici di diverse altezze mischiati al grattacieli vicino a edifici molto più bassi, è veramente un guazzabuglio sostanzialmente di edifici diversi. E adesso vediamo un'immagine più da vicino di Nairobi, di uno slum in particolare che si chiama Kibera, di cui parleremo oggi, perché parte qui e poi si estende per 1000 acri, ovviamente questa parte è al di fuori della foto che state vedendo. Questi sono i confini di Kibera e questi edifici bianchi sono degli slum, sono baraccopoli. E questa è una visione dal satellite. Ci sono poi degli insediamenti molto densi, poi ci sono altri edifici più bassi, ci sono dei sentieri, delle stradine. E questa parte in particolare di Kibera è abbastanza vicino al centro. E qui abbiamo un insediamento di tipo formale, ci sono dei parcheggi, vedete le macchine. Aree ancora più formali dal punto di vista dello sviluppo cittadino. E qui dove vi sto mostrando di nuovo siamo nella bidonville. Il mercato esercita una forte pressione sul fatto che questa area vicinissimo all'area più meno che non è una bidonville, insomma, venga risistemata. E questo è quello che sta avvenendo a partire dal 2013 e infatti vediamo adesso come sia l'immagine del 2015, ci sono stati vari lavori di costruzione. La bidonville è rimasta lì
per quello. E di sicuro non andrà via. È difficile però vedere questa bidonville dal centro, perché in mezzo ci sono tutti questi edifici, quindi sembra che sia più organizzata la cosa. In realtà la bidonville è rimasta lì, ma è nascosta. E ci sono di conseguenza due diverse visioni degli Islam esistenti. La prima visione è quella forse più comune e ci dice che queste bidonville devono essere riqualificate, devono essere risanate. Bisogna fare un upgrade. Cosa significa upgrade? Bisogna migliorare anche la qualità degli abitanti. Qui ci sono tante unità che sono di proprietà delle famiglie, appunto, che ci abitano, e quindi bisogna migliorare questa situazione. Bisogna poi regolare, nel senso di migliorare la qualità dei diritti di proprietà di queste famiglie. Bisogna poi regolarizzare anche il layout della bidonville stessa, cercando di convertire per esempio i sentieri dismessi per creare delle strade che siano utilizzabili almeno ad una corsia, in modo che ci arrivino i servizi pubblici. C'è però una problematica da considerare, che è il fatto che spesso se gli slum sono vicini al centro cittadino, sono posti in un'area che è di grande interesse economico, e questo ovviamente crea delle forti pressioni sugli slum. L'altra visione degli slum è semplicemente di demolire e ricostruire, spostare i residenti e ricostruire in modo diverso, con edifici molto più alti. Il microfono non funziona più. Okay. I think it's back, yeah. For Nairobi, as we'll see, they're either movable or they're not particularly durable, so it's not necessarily a big loss of. Per quanto riguarda la situazione di Nairobi, questa seconda opzione non implicherebbe una grande perdita di capitale. Questo in realtà è anche quello che ha fatto la Cina. La Cina negli ultimi decenni sostanzialmente ha demolito parti intere di città e ha ricostruito queste aree. Ha ricostruito completamente, l'ha ristrutturata le città, la Cina, le ha rifatte, le persone si sono state spostate, intere fabbriche. Questo è il modello che ha seguito la Cina e anche il modello che sta seguendo Addis Abeba. Ne ha già parlato il collega Tony questa mattina, in relazione appunto alla ricostruzione con grandi edifici che sono di proprietà del governo. E le amministrazioni stanno cercando di stimolare le persone a lasciare le aree in cui l'amministrazione stessa vuole ricostruire, per poterne fare un utilizzo migliore, anche sviluppare delle attività commerciali. Questo ovviamente implica dei costi, ci sono delle spese, perché c'è il costo di trasferire tutte queste persone, ma forse il costo maggiore è quello della perdita delle reti sociali, perché gli slum sono comunità, sono delle reti sociali, e quando le persone vengono trasferite, anche se magari questa può essere una buona idea, è chiaro che perdono i contatti le persone. Bisognerebbe trasferirle tutte insieme, rimetterle in comunità che ricostituiscono la comunità. Qui vediamo degli slum in realtà londinesi di un po' di tempo fa. Siamo a Kensington e poi a Shoreditch, il centro di Londra sostanzialmente. Sono foto queste della fine del 1800. L'ultima foto, quella del 1890, ci mostra l'area proprio poco prima che venisse demolita e ricostruita. Le costruzioni che vediamo qui sono migliori di quelle che abbiamo visto di Nairobi, ma non esistono più comunque queste, chiamiamole bidonville londinese.
è sparito tutto questo, è stato ricostruito tutto. Queste sono alcune informazioni di background. Adesso parlerò del settore formale, del settore informale, parlerò di istituzioni e parlerò in particolare della situazione di Nairobi, soffermandomi sulla situazione attuale. Ci sono due periodi in particolare di interesse per quanto riguarda Nairobi, che sono il periodo del 2003-2004 e poi il 2015. Abbiamo dei dati che ci parlano del tessuto urbano, dell'ingombro proprio degli edifici, abbiamo anche dei dati in relazione all'altezza degli edifici, faccio riferimento ai dati LIDAR, che sono dati di telerilevamento e sono delle misurazioni estremamente accurate. I dati del 2015 li abbiamo da un'azienda che vende questi dati come prodotto proprio. È molto costoso fare questo tipo di indagine perché fanno delle foto aeree, poi a livello elettronico delimitano dei poligoni che sono gli edifici e mettono tutto questo insieme a dei dati ulteriori e fanno una modellazione DEM, che è una modellazione digitale di elevazione. Tutto questo costa molto, ma sono informazioni che per esempio richiedono le amministrazioni cittadine perché vogliono sapere come sia il tessuto urbano, come siano gli edifici, ma anche le utilities, quindi chi eroga i servizi all'interno delle città ha bisogno di questi dati per sapere per esempio dove mettere le tubature, dove portare le fognature e così via. Noi abbiamo scoperto che c'è la potenzialità di avere una mappatura dell'intero pianeta con questo procedimento. Quindi i satelliti statunitensi che girano attorno al pianeta possono essere utilizzati a questo scopo perché fanno delle foto che sono ad altissima risoluzione. E ogni giorno uno di questi satelliti perlomeno copre tutta una parte del globo e questo significa che abbiamo potenzialmente migliaia e migliaia di immagini che possiamo utilizzare e ci sono le tecnologie di cui abbiamo bisogno per utilizzare poi queste foto, per esempio, per mettere insieme questi dati dall'alto e avere i dati sull'elevazione, sull'altezza degli edifici. Grazie quindi ai satelliti si può fare una mappatura di tutto il pianeta con un grande grado di precisione. Si chiama appunto modellazione DEM, il modello digitale di elevazione. Costa un sacco di soldi, ma magari fra un paio d'anni potremo dire eccolo qua il nostro pianeta, questo è il modello del pianeta Terra. Parlerò poi di nuovo di Islam e parlerò dei potenziali benefici che derivano dalla conversione degli Islam vicino al centro cittadino e vedremo anche come mai spesso le bidonville non vengano invece riqualificate. Cos'è una bidonville? Partiamo da qua. Abbiamo utilizzato delle mappe per il nostro studio fatte dall'Università della Columbia con colleghi giapponesi, con agenzie nazionali e abbiamo valutato Nairobi sulla base dei dati satellitari, la modellazione come vi ho detto prima, è stata fatta un'analisi di Nairobi come era nel 2004 e poi anche successivamente e tra l'altro queste immagini sono state combinate le osservazioni sul terreno fatte da persone che sono andate lì e hanno valutato come fossero gli edifici, quanto fossero alti, come appunto si diffondessero, se c'erano degli insediamenti che non erano nel piano regolatore. E è chiaro però che è molto difficile fare un'analisi di questo tipo, diversi gruppi possono rilevare le cose in modo diverso. Quello che abbiamo in particolare esaminato è il costruito.
e in particolare abbiamo valutato i materiali. Il 56% delle unità delle unità abitative, voglio dire, sono costruite in lamiera, degli elementi di lamiera che possono ondulata, che possono essere praticamente assemblati. E poi c'è un 19% addirittura di legno e fango, e per il resto si utilizzano materiali più tradizionali, come nel settore formale. Ci sono due tecnologie possibili. Innanzitutto negli slum si utilizzano dei materiali a basso costo che possano potenzialmente essere anche riutilizzati, e c'è meno rischio di del fatto che le persone appunto portino via grande valore se se le portano via, e d'altra parte si possono smontare, spostare e mettere da un'altra parte. Ma è chiaro che il problema è che non si può costruire in altezza, e la qualità dello spazio probabilmente non è molto buona. Quindi abbiamo il modello urbano classico di cui abbiamo già parlato questa mattina, e in questo è difficile accedere al centro città. Perché? Perché man mano che ci si allontana dal centro, il prezzo dei terreni ovviamente si abbassa, crolla letteralmente in alcuni casi, e poi vedremo qualche dato a riguardo. Per cui, dove si costruisce sostanzialmente le bidonville? Le bidonville, si sa, consumano molto terreno, molto territorio, e quindi vanno costruite dove? Ai margini, ai propaggini delle città, dove il valore del terreno è più basso. Come ho detto, il valore del terreno si riduce man mano che si esce dalla città e si arriva praticamente a terreni quasi agricoli, per cui di costo bassissimo. Ecco che per cui le bidonville tipicamente si formano alle propaggini delle città, e vediamo, anzi vedremo tra poco, dove si formano sostanzialmente le nuove bidonville a Nairobi. Se le città si estendono, e ovviamente questo comporta un incremento del prezzo dei terreni, soprattutto vicino al centro città, ecco che la conversione da, diciamo, situazioni residenziali informali a quelle formali implicherà nel tempo la riqualifica di queste bidonville, sostanzialmente attraverso una demolizione di queste e una costruzione di unità residenziali formali, e parleremo appunto di questo tra un istante. Ma qual è il problema? Il problema è che per una città come Nairobi, ad esempio, è che mancano i diritti di proprietà, sostanzialmente i diritti di proprietà sui terreni, e come questi vengono definiti. Tradizionalmente in Africa i terreni venivano assegnati dai capi villaggio, erano un diritto di proprietà della comunità, ha sempre funzionato bene in aree rurali, però ovviamente non nei centri urbani, dove i capi villaggi non hanno alcuna autorità. Nei villaggi ovviamente tutti si conoscono da sempre, e quindi l'autorità del capo viene riconosciuta. Nelle città questo chiaramente non avviene, come dicevo. Nelle città africane, ex colonie britanniche, ad esempio Nairobi che si trova in Kenya, che è un'ex colonia britannica, quindi Nairobi è un'ex città coloniale, per così dire. I britannici hanno fatto passare la ferrovia dalla costa fino al lago Vittoria, che è all'interno. Abbiamo fatto appunto degli studi, avevano visto, salendo sulle colline, che la collina era una zona decisamente più piacevole in cui risiedere, dove il clima era generalmente più fresco, e quindi lì hanno deciso di stabilire la capitale, Nairobi. All'epoca i britannici, che avevano questo doppio mandato, avevano sostanzialmente la loro parte della città dove si poteva avere dei diritti di proprietà anche sul terreno, quindi era una zona più, se vogliamo, regolamentata, e quindi dove esisteva una specie di piano regolatore, e poi c'era l'area invece lasciata sostanzialmente ai nativi, per cui un'area assolutamente autarchica, dove non si era fatto nessun tipo di piano regolatore né altro. Ecco perché quando abbiamo visto quella mappa, quelle immagini di Nairobi, si vede questa area completamente disorganizzata, perché sono proprio due modelli di residenza urbana completamente diversi, che si sono sviluppati nel tempo. Per cui è difficile passare da un concetto di bene comune a un concetto di proprietà privata. E questo è il primo problema. Poi c'è un altro problema. In molti casi è intervenuto il governo, che ha sostanzialmente
ha sottratto sostanzialmente ai locali il possesso della terra, espropriato, così dice. Per cui, ovviamente, costruire degli edifici di tanti piani rappresenta un uso più efficace del territorio, però, come si è detto, ci sono tutta una serie di problematiche che si presentano, ne abbiamo parlato questa mattina, e se pensiamo ai centri urbani che crescono rapidamente, certi processi o certe dinamiche sono particolari, per cui costruire da zero ovviamente permette di creare magari degli edifici più alti e di fare un utilizzo più efficace del terreno, cosa che, ripeto, non sempre è possibile fare quando le città crescono rapidissimamente, dove invece aumenta magari il prezzo del terreno in maniera quasi improvvisa, e a quel punto forse è meglio utilizzare gli edifici preesistenti abbattendoli e ricostruendo. Chiaramente dipende da quanto velocemente cresceranno i prezzi dei terreni, potrebbero crescere nell'arco di 100 anni o nell'arco di un decennio. Ma come dicevo, esistono due modelli di crescita di Nairobi. A un certo punto metterò uno sopra l'altro per far vedere come si è modificata Nairobi, quanto è stato riqualificato, quanto è stato ricostruito, quindi dove c'era prima un edificio, se adesso c'è un edificio diverso, generalmente con una superficie occupata più ampia, oppure dove ci sono state delle demolizioni. Questo significa che è un'area di transizione, per cui sono stati demoliti edifici preesistenti e ancora non sono stati costruiti edifici nuovi, e poi vedremo invece le aree in cui sono stati costruiti edifici dove nel 2004 non esisteva nulla. E questa è un po' la mappa che vi farò vedere tra poco. I volumi vengono calcolati sostanzialmente calcolando la superficie occupata dall'edificio per l'altezza, e questo lo facciamo per due tipi di utilizzo, sia nel settore della residenza formale che nelle bidonville. Come ho già detto, abbiamo due definizioni di bidonville e le utilizzeremo entrambe. Disponiamo di tantissimi dati adesso su Nairobi. Se andate a Nairobi e decidete per dire di investire nel settore residenziale, trovate effettivamente moltissimi studi a disposizione, tantissimi dati, sia per quanto riguarda la residenza formale, come dicevo, che le bidonville. Noi abbiamo anche raccolto dati dei costi dei terreni traendoli da internet. Questa è una cartina di Nairobi. Questi erano i confini della città del 2004. Vedete che sostanzialmente si arriva praticamente a terreni agricoli, alle propaggini della città. Vedete che la città a nord e a sud confina con delle riserve, delle foreste, quindi non si può espandere in queste due direzioni, quindi si può espandere solo a est e a ovest. Questo è il centro di Nairobi. Vedete, nel 2004 non c'erano praticamente bidonville vicino al centro di Nairobi. Questa è una zona invece in cui le bidonville erano state appunto riscontrate già nel 2004. Devo dire che queste immagini in realtà risalgono al 2003, quindi queste aree blu, dicevo, si riferiscono al bidonville, questa in particolare quella di Kibera, è quella di cui parleremo in maggior dettaglio tra poco. Poi che altro dire al riguardo? Ecco, abbiamo ottenuto la stessa mappatura per il 2014. Vedete adesso che i confini della città si sono modificati, la città decisamente è cresciuta, si è estesa. Qui al nord del centro della città, in passato sostanzialmente c'erano pochissime bidonville, e vedete che adesso si sono estese quelle preesistenti, c'è ancora quella di Kibera. Vediamo, come stavo dicendo, una crescita e un'espansione delle baraccopoli. Vedete, queste tra l'altro erano già esistenti nel 2004, queste invece si sono estese ulteriormente, e poi abbiamo quelle che tradizionalmente esistevano già vicino al centro città. Una
Uno degli aspetti che vorrei affrontare senza addentrarmi troppo nei dettagli è che esistono sia le bidonville e le non bidonville. Cosa sono le bidonville? Sono delle aree ben confinate che vedono un'alta intensità residenziale e una certa attività invece commerciale, e poi il settore formale invece è tutto quello che rimane, quindi edifici commerciali o per uso commerciale, edifici per uso residenziale, ovviamente le infrastrutture, quindi le strade, strade che ovviamente servono queste aree sia residenziali che commerciali, ma parte di queste infrastrutture prevedono anche strade a quattro corsie piuttosto che autostrade che ovviamente servono tutta la popolazione, oltre che edifici residenziali, le aziende dei servizi pubblici, che so io, raccolta rifiuti eccetera eccetera. Tutto questo rientra nel settore formale, più chiaramente i terreni che per motivi di conflitti di proprietà o di altre cose non sono stati sviluppati, quindi non sono costruiti al momento. Questa è una mappa tridimensionale di Nairobi che si riferisce al 2015. Qui è una grande piazza, 150 metri per 150, e all'interno di questa si valuta sostanzialmente l'altezza media degli edifici. Questo è il centro, vedete, si estende per 2 chilometri. Questo è il settore cosiddetto formale, il blu scuro, mentre le bidonville sono rappresentate in colore arancio. Ecco, non so se riuscite a vedere qui, però questa concentrazione di edifici alti proprio al centro della città, e poi ce n'è qualcuno anche alle propaggini della città. Vedete Kibera invece, vedete, sono tutte unità molto basse, quindi molto più omogenea, però vedete che qui dopo queste bidonville in alto si hanno effettivamente degli edifici alti di molti piani. Decisamente quello che è stato fatto da questo team di studio nel 2011 li ha portati poi evidentemente a ridefinire la loro definizione di bidonville, vista appunto la presenza di questi edifici formali vicino alle bidonville. Quindi non so qui che cosa sia successo, perché di solito appunto gli edifici presidenziali per esempio non possono essere mappati per motivi di sicurezza. Ovviamente su questi nessuno imporrà mai delle imposte sulla proprietà, ma comunque adesso vedremo tutta una serie di grafici che illustrano i gradienti. I gradienti sono uno strumento che gli economisti urbani utilizzano, che considera sostanzialmente le città come degli anelli concentrici. Man mano che si allontana dal centro si osserva cosa avviene, per cui ogni anello copre, non so, 2, 3 chilometri o 5 chilometri, e presenterà, come vedremo tra un istante, una vera mancanza di omogeneità, quindi una notevole eterogeneità. Però decisamente si riesce a riscontrare una tendenza comune a ogni anello. Allora, questo gradiente si riferisce al prezzo dei terreni, quindi prezzo del terreno non costruito per metro quadro. Qui partiamo dal centro e vedete, man mano che si allontana dal centro, vedete come il prezzo dei terreni si abbassa. Vedete una differenziale di circa 5 volte tra il prezzo del terreno al centro della città e a distanza di 10 km dal centro, ma quando si arriva a 20 km dal centro della città evidentemente la riduzione sarà ancora maggiore. Quindi cala di 5 volte il prezzo, dicevo, man mano che ci si allontana dal centro città, e che riflette sostanzialmente questa stessa situazione. Vediamo i gradienti riferiti all'altezza degli edifici. Questa è l'altezza media di un edificio alle varie distanze. Stiamo parlando qui del settore formale, linea blu, qui espresso in metri, per cui diciamo che in media siamo a 22 metri vicino al centro città, per scendere intorno agli 8 metri, il che significa sostanzialmente edifici di uno o due piani. Dopodiché invece vediamo la linea rossa riferita alle bidonville, che rimane, vedete, piatta. Questo significa che appunto le baracche sono costruite sostanzialmente con dei materiali che non permettono di costruire edifici particolarmente alti. E qui vediamo sostanzialmente lo stesso dato che si riferisce però
alle unità residenziali, sia nel settore formale che nelle baraccopoli. Qui vediamo esattamente la stessa cosa, riferita al 2012, una riduzione progressiva dell'altezza degli edifici man mano che si allontana dal centro città, mentre quella delle baracche resta più o meno invariata. L'intervallo di confidenza che cos'è? Ci dice che sostanzialmente l'altezza delle bidonville rimane abbastanza stabile, per cui c'è pochissima differenza sostanzialmente, mentre nel settore formale si osservano delle variazioni notevoli delle altezze degli edifici man mano che si allontana dal centro città, e anche quando si arriva nella coda della curva si vedono delle grosse variazioni a secondo qual è l'uso di un edificio che viene fatto e quando questo edificio è stato costruito. Questa è l'intensità d'uso. E adesso cercherò di spiegarvi che cos'è, perché poi parleremo di volumetrie e di come queste si modificano nel tempo. Allora, questo sostanzialmente si riferisce ai metri cubi. Metri cubi di terreno costruito riportato sull'asse verticale. Quindi stiamo parlando di 160.000, 180.000 metri cubi per questa area che copre sostanzialmente una superficie di 150 per 150 metri. Questo invece è il volume che è stato generato, per cui include sia lo spazio o la superficie occupata dagli edifici che le strade presenti, eccetera. Vedete che nel settore formale si ha un'intensità di volume che poi si riduce gradualmente man mano che si allontana dal centro città, e questa invece, la linea rossa sempre, si riferisce ai volumi nelle baraccopoli, e come vedete non si allontana molto dal settore formale. Quindi è vero che nelle baraccopoli non si hanno edifici alti, ma si ha un utilizzo molto intenso del terreno. Diciamo che fino all'80% del terreno nelle bidonville è coperto da unità residenziali, chiamiamo così, da edifici abitativi, che è più o meno la stessa percentuale, se non addirittura superiore, a quella che si osserva nel settore formale. Quindi molto densa, se vogliamo, la struttura delle bidonville, anche in assenza di edifici alti. Viceversa, nel settore formale si hanno una maggiore presenza di edifici alti e forse una minore intensità. Qui, se escludiamo le grandi arterie, le grandi strade, e questa è appunto la classificazione che abbiamo visto in quell'immagine tridimensionale, che è una classificazione sbagliata perché si riferiva sostanzialmente a degli edifici che appartenevano al settore formale, che erano invece stati classificati come facente parte della bidonville. Qui vediamo un paio di diapositive adesso che ci parla un po' delle dinamiche nel settore formale. Sostanzialmente abbiamo preso quelle immagini del 2003-2004 e poi del 2015 e poi le abbiamo letteralmente sovrapposte per definire se erano rimasti invariati gli edifici esistenti, se sono stati costruiti edifici dove prima non c'era nulla o se sono stati ricostruiti o riqualificati gli edifici preesistenti. E qui si riferisce all'altezza di ciascuna di queste categorie di edifici. La linea nera si riferisce sostanzialmente a quegli edifici che abbiamo visto prima, cioè quelli che sono rimasti invariati, e si ha quel calo man mano che ci si allontana dal centro città. Questi invece sono tutti edifici ricostruiti da zero nel settore formale, ma più bassi, edifici più bassi, per cui anche vicino al centro città sono stati costruiti da zero edifici più bassi. Perché? È interessante capirlo. E poi anche per quanto riguarda la linea blu che si riferisce agli edifici riqualificati o ricostruiti, vedete che quelli ricostruiti vicino al centro città sono più bassi rispetto a quelli che esistevano in precedenza, oggi, che sembra controintuitivo e contrologica, perché ci si aspetterebbe invece un uso più efficace del terreno. E poi vedete, man mano che si allontana dal centro città non c'è grossa differenza tra gli edifici costruiti ex novo, quelli preesistenti e quelli ricostruiti dal punto di vista dell'altezza. Ma cosa succede? Succede che il 25% degli spazi del centro città è costituito da strade, poi ci sono i palazzi storici, quelli presidenziali che non sono stati toccati, gli edifici costruiti negli anni magari 80 o negli anni 90. Per cui, se vogliamo, il centro città è un po' bloccato, se così vogliamo dire. Se si vuole costruire qualcosa di nuovo, si devono utilizzare
in centro città quegli spazi ancora disponibili, ad esempio i parcheggi che magari sono stati costruiti nel 2004, che adesso sono stati sostituiti da edifici di piccole dimensioni e non possono essere ovviamente edifici molto alti, perché dovrebbero avere delle fondamenta più ampie, quindi ci vorrebbero degli spazi più ampi. E anche quando si riqualificano gli edifici del centro città, cioè si hanno degli edifici, se vengono abbattuti si può ampliare di poco la superficie occupata del nuovo edificio, magari abbattendo qualche altra struttura vicinora, però non c'è grande possibilità di ricostruire su questi spazi edifici molto più alti. E poi un ultimo aspetto, prima di passare invece ad analizzare le bidonville, queste sono le modifiche o i cambiamenti di volumetria sempre nel settore della residenza formale. Ecco, non abbiamo visto che cosa succede a 9-10 km dal centro città, cosa che invece abbiamo visto prima, ma se l'avessi fatto non sarei stato in grado di mostrarvi i dettagli di questo grafico. Qui vediamo sostanzialmente le demolizioni, per cui aree in transizione, queste invece sono le aree ricostruite ex novo, quella in verde, e vedete come il volume incrementa man mano che si allontana dal centro città. La linea blu ancora una volta mostra effettivamente un incremento della volumetria, perché si riferisce agli edifici riqualificati o ricostruiti, e poi la linea nera si riferisce al totale. Se arriviamo a 5 km dal centro città vedete un incremento delle volumetrie del 35% solo nell'arco di 10 anni. Questo significa che sono cambiate tante cose. Man mano che ci si avvicina però al centro città, vediamo che la gran parte di questo incremento del volume è rappresentato semplicemente dalla ricostruzione su edifici preesistenti abbattuti e dove è stato ricostruito appunto un edificio leggermente più alto. Quindi sono dinamiche in atto, queste città sono in costante cambiamento e Nairobi è un caso, un bel esempio riguardo. E poi, venendo alle bidonville, torniamo all'interrogativo: che cosa bisogna fare delle baraccopoli che si trovano vicine ai centri città? Ma sostanzialmente, come abbiamo detto, hanno un'intensità notevole, sono costituite da edifici bassi, il che va bene quando il prezzo dei terreni era basso, ma non quando il valore dei terreni aumenta. E poi la qualità dei terreni in cui sussistono le baraccopoli è una qualità bassa, il materiale utilizzato ovviamente è materiale di scarto, generalmente di recupero. Mancano i servizi di base, poi non sono servite ovviamente da infrastrutture adeguate, sono aree intensamente abitate, cioè il vicino vive letteralmente sulla soglia di casa, quindi c'è pochi spazi liberi. E ovviamente gli affitti delle baracche sono bassissime, non solo perché i redditi di coloro che le abitano sono basse, ma perché si ha praticamente una piccola differenza onestamente dal punto di vista dei redditi e dei salari tra settore, chiamiamolo formale o comunque aree non residenziali non bidonville, e quella interna bidonville, sebbene ci sia questa piccola differenza. Comunque le bidonville vicino al centro sono quasi scomparse. Quando si parla di un anello di 2 chilometri a distanza dal centro città, diciamo una distanza di 3-6 chilometri dal centro città, invece si assiste addirittura a un'intensificazione delle bidonville. Le bidonville che ancora esistono vicino al centro città implicano dei costi estremamente elevati per la loro conversione. Quando parlo di conversione dico conversione di bidonville al settore formale. Qui abbiamo dei dati che si riferiscono al 2011, che si riferiscono alla proprietà dei terreni. Vedete che i terreni vicino al centro città sono sostanzialmente di proprietà dello Stato. Questo invece è riferito alla proprietà private, le vedete che rappresenta praticamente lo zero vicino al centro città, e man mano che ci si avvicina alle bidonville ecco che si incominciano a qualificare dei diritti di proprietà che in realtà non sono, ma poi li vedremo più tardi. Tornando all'esempio di Nairobi, i residenti nell'Islam, nelle bidonville, sono ovviamente degli affittuari, raramente sono proprietari. Ci sono alcuni paesi in cui effettivamente i residenti nelle bidonville hanno dei diritti di proprietà sui terreni, magari non così ben definiti, però hanno, se non altro, il diritto di uso, quindi il cosiddetto uso capione, per cui non devono pagare sostanzialmente affitti. Questo non avviene a Nairobi. A Nairobi la situazione è diversa, praticamente tutti sono dei affittuari.
pari, diciamo quasi il 100%, anche se non c'è nessun contratto di affitto. Si è scritto a lungo sui diritti di proprietà del terreno delle bidoville di Nairobi, cioè chi sono i proprietari. Generalmente i proprietari sono appunto funzionari governativi, sono a volte addirittura delle gang di qui si legge, per esempio, in un lavoro che è stato pubblicato nel 2005, dove è stata fatta un'indagine per capire effettivamente come venivano assegnati i terreni in passato, e si è visto che a Nairobi appunto i terreni in passato erano stati assegnati attraverso dei processi assolutamente corrotti e fraudolenti. Si è trattato di un vero e proprio saccheggio. I proprietari delle baraccopoli, come dicevo, sono spesso funzionari governativi, se non veri e propri criminali. Generalmente sono loro che hanno in mano tutte queste bidonville, sono loro che riscuotono gli affitti, e loro a loro volta devono pagare delle bustarelle ad altri funzionari governativi o comunque ad altri rappresentanti, ma in realtà non hanno alcun diritto di proprietà. Se il governo dovesse decidere di riqualificare quelle zone, questi proprietari, cosiddetti proprietari, non hanno alcun diritto di proprietà, e ovviamente si oppongono il più possibile e il più strenuamente possibile a qualsiasi tentativo di riqualificazione di queste aree, perché ovviamente sono la loro fonte di guadagno, e che rende la conversione di queste aree ancora più problematica. E poi torneremo a parlare di questo. Ovviamente si potrebbe offrire qualcosa a queste persone per lasciare queste aree. Venendo adesso a Kibera. Torniamo ai 1000 acri che abbiamo visto prima. Kibera è stata data ai nubiani dai britannici nel 1912. Non mi ricordo esattamente come si chiamasse l'accordo e il regno, comunque per aver servito fedelmente la potenza coloniale britannica, ai nubiani è stato dato questo territorio. Ma in realtà, pur dando il territorio ai nubiani, non hanno dato la titolarità, la proprietà di questa zona di 1000 acri. Quindi i nubiani sono entrati, si sono insediati, hanno costruito le loro abitazioni, e via via questa zona è stata occupata anche da altre persone, non sempre legalmente, che non avevano titolo di essere lì, ma che sono andate ad abitarci, in un processo che insomma si è definito fin dall'inizio, così come dicevamo prima, seguendo degli schemi anche di corruzione e così via. Poi dopo l'indipendenza del Kenya, il governo ha posto fine a tutto questo, ha assunto la proprietà del territorio dove vivevano i nubiani. Ma pur facendo proprio il territorio, non si è preso la responsabilità di dare servizi. E ci sono questi lord della bidonville, i padroni della bidonville, che vivono al di fuori degli Islam, che molto spesso sono addirittura persone che fanno parte del mondo della politica, del governo, e che si oppongono a qualsiasi tipo di riqualificazione dell'area, perché si perderebbero il business che hanno in questi Islam, che sfruttano appunto, come dicevamo prima. Questa è una cosa abbastanza interessante, sarebbe anche interessante calcolare quanto ci guadagnano. Comunque, qui vediamo un gradiente che ci dice quanto renda un affitto nel settore formale e quanto nel settore dello slum. Vedete che nel settore formale c'è una differenza tra gli affitti in relazione alla lontananza dal centro o alla vicinanza al centro. Per quanto riguarda gli slum invece la curva è piatta, e questo può anche riflettere la qualità degli slum in parte, nel senso che lo slum può essere più o meno vicino al centro. Bisogna anche considerare che alcuni dei residenti negli slum della zona di Kibera vogliono vivere più verso la periferia che verso il centro, e di qui il fatto che, malgrado questa distanza
distanza o vicinanza ci sia una curva abbastanza piatta. Sostanzialmente è la disponibilità a pagare che fa sì che l'affitto aumenti o diminuisca. Qui nell'altro grafico cerchiamo di valutare quale sia l'effetto che potrebbe esserci in relazione alla riqualificazione di questi spazi e comunque qual è il rapporto tra quello che accade negli spazi formali e quelli informali. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un'area specifica all'interno di un cerchio di 5 km dal centro. Abbiamo valutato le altezze degli edifici, noi conosciamo anche le differenze a questo punto di affitto tra la zona formale e quella invece informale, quindi le bidonville. L'abbiamo valutata per metro quadrato, abbiamo messo tutto insieme facendo un calcolo per cercare di capire quanto avrebbero reso questi slam se si fosse trattato di un'area di sviluppo formale. Abbiamo messo poi dei correttivi, abbiamo fatto un riferimento ai dati di mercato e al possibile rendimento e siamo arrivati ad un valore attuale sostanzialmente di 2 milioni di dollari per questa area. Questo perché abbiamo considerato il valore del terreno, un 5% di rendimento e l'aumento dei prezzi. È un sacco di soldi. Costerebbe tantissimo rilevare le proprietà, se così possiamo chiamarle, di questi lord delle bidonville. Di cosa ho parlato? Ho parlato della dinamica che c'è nello sviluppo delle città, nel settore informale, oltre a quello formale, perché le città si evolvono e ci sono queste aree informali che sono bidonville in crescita anche nelle zone periferiche perché aumentano le superfici, perché utilizzano intensamente il territorio e perché costano poco. Ci sono vari tentativi di convertire queste bidonville in settori abitativi formali e anche i settori formali a loro volta vengono trasformati via via che la città cambia. Questo apre tutta una serie di problematiche in relazione alle specificità della zona per quanto riguarda la corruzione oppure l'assegnazione del territorio per utilizzi erronei, perché abbiamo dei terreni di altissimo valore che sono utilizzati male e che sarebbero sfruttati molto meglio se fossimo per esempio in Europa rispetto all'Africa. Qui c'è un ruolo che ha giocato dalla storia, ovviamente abbiamo una combinazione di retaggi del passato e di corruzione che creano questo quadro di problematicità che ho cercato di tratteggiare. Mi fermo qua per il momento. Bene, grazie al professor Vernon Anderson. Io direi che veramente sappiamo molto di più adesso delle baraccopoli. Mentre lo sentivo parlare mi veniva difficile pensare, chi conosce le baraccopoli sa, conosce il caos che vi regna e anche i piccolissimi appezzamenti di territorio che vengono assegnati o che vengono utilizzati dalle persone. Ecco, viene quasi difficile pensare che ci sia in qualche modo una assegnazione. Una domanda per esempio che a me viene spontanea è se, appunto, dato che questa assegnazione è un'assegnazione diciamo così politica, nel senso che il territorio è di proprietà dei politici che poi se lo amministrano in quel modo. Ma lei ha detto anche le baraccopoli, gli slam, sono delle reti, sono delle comunità. Bene, queste comunità hanno un potere contrattuale. Io
lascerei un attimo in sospeso questa domanda e chiederei al pubblico se ci sono domande che magari integrano le mie, e poi chiederemo al professore di tornare su questo tema. Domande? Buongiorno. Il professore ha citato nella sua esposizione sia il climate change da un lato e le reti sociali, e quindi la comunità che costituisce queste, diciamo, che vive in questi spazi. Volevo chiedere se poteva tornare su questi due aspetti che nella sua esposizione poi sono andate un po' a perdersi rispetto ai grafici che ci ha presentato. Io, intanto che il pubblico pensa ad altre domande, tornerei a dare la parola al professore, che così affronta queste due domande, che è abbastanza simile a quella che ponevo io, e si può riunire in un unico tema. Speriamo che funzioni questo microfono. È più facile affrontare la questione del cambiamento climatico come tema, perché si può mappare il mondo, si può cercare di capire se ci saranno inondazioni, se i poli si scioglieranno più rapidamente di quanto previsto in origine. Possiamo fare queste proiezioni in relazione ai diversi tipi di cambiamento climatico. Io ho in famiglia due geologi che si occupano appunto di clima, quindi sento parlare costantemente di clima a casa, e ci sono molti scienziati ed accademici che si dedicano proprio a questo tipo di proiezioni e di ipotesi, e ci dicono che molte aree verranno inondate. Per esempio New Orleans negli Stati Uniti, tra l'altro New Orleans ha avuto problemi di inondazione molto gravi in passato, è stata ricostruita in seguito a questi eventi tragici. Questo è stato fatto perché la città era molto importante per gli abitanti e di conseguenza hanno deciso di ricostruire invece di andare da un'altra parte. In alcuni altri casi invece sarà molto difficile fare questo. Pensiamo ai Paesi Bassi, che si autodefiniscono come un popolo che è costantemente in lotta col mare. Non so quale sia la percentuale dei Paesi Bassi che sarebbe sotto acqua se non ci fossero le dighe, ma una percentuale significativa. E questi possono farlo, ma i paesi in via di sviluppo non hanno i soldi, non hanno la tecnologia che ci deve essere per fare questo. Quindi per i Paesi Bassi è una questione proprio di sopravvivenza, chiaro, non potrebbero fare altrimenti, o fanno così o vanno sott'acqua. Ma pensiamo ad altre zone, anche nel Vietnam si è investito moltissimo nella zona costiera, in città di Ho Chi Minh, nella rete autostradale, ma secondo le proiezioni sul cambiamento climatico tutta questa zona verrebbe inondata in condizioni di cambiamento climatico avverse, e questo interromperebbe anche tutta la rete dei trasporti. Ecco, evidentemente di questo bisognava tenere conto nelle decisioni prese dalle amministrazioni. Quindi potremmo guardare ad una mappa del globo e vedere quali sono le aree che tra 50 anni, tra 75 anni saranno ricoperte dal mare, e questa è una cosa. Poi si diceva che le bidonville sono delle reti sociali, sono delle comunità. Questo è un problema grosso, perché se dico queste cose, per esempio di fronte agli esperti della Banca Mondiale, vedo che ci sono delle reazioni non sempre positive, nel senso che fanno delle valutazioni di tipo diverso in relazione alle telecomunicazioni, in relazione al livello dei redditi, e dichiarano che non sia accettabile avere delle bidonville, sicuramente non vicino ai centro città, dove ci sono dei terreni che possono essere utilizzati in modo migliore, perché hanno
hanno un altissimo valore e dicono che tutte le città hanno dei cambiamenti e sono soggette a trasformazione, le persone si trasferiscono, e ci sono costi sociali che sono sempre correlati quando una città cambia, quando alcuni quartieri vanno in una direzione o in un'altra, e dicono questi esperti che ovviamente questo fa parte del processo globale, che ci sono sempre persone che vincono, altri che perdono, e questo è così, è finita. E quando io dico Kibera è una zona che dovrebbe essere gestita adeguatamente per fare in modo che ci sia una riqualificazione dell'area, assicurando che i residenti delle bidonville possano continuare a viverci o che beneficino di alcune misure, per cui pur trasferite grazie a sussidi statali, accedendo a delle zone abitative migliori, possano portare avanti le loro reti sociali. Ecco, quando dico queste cose penso per esempio a quello che hanno fatto anche i cinesi, che hanno dato degli stimoli affinché le persone fossero stimolate, appunto incentivate a trasferirsi. Ma è chiaro che ci sono sempre problematiche, per esempio quando parte dello slam grazie agli incentivi decide sì di lasciare la zona, invece gli altri c'è un nocciolo duro che non se ne vuole andare, a quel punto gli interventi possono anche essere pesanti da parte del governo, e questo è successo anche in Cina. Ma ritorno a quello che dicevo prima, a Kibera, perché è un territorio molto esteso quello della bidonville e vale tantissimo. Quindi non è soltanto una questione di corruzione oppure del guadagno che hanno questi politici, costerebbe moltissimo trasferire tutti questi residenti, ma forse questo è quello che deve essere fatto. Non so, effettivamente non ho la risposta, se anche lei vuol dare un contributo su questo io ne sarò più che contento. Sempre pensato, per esempio, che le baraccopoli, c'è un caso che ho seguito abbastanza da vicino, una baraccopoli nell'area della capitale angolana, Luanda, una baraccopoli che si chiamava Rock Santeiro, Rock Santeiro perché i cittadini, chi la abitava, faceva riferimento a un eroe di una telenovelas che andava in onda nella TV angolana, ed era una specie di Robin Hood moderno che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Allora quel mercato, quella baraccopoli, era praticamente, almeno nell'immaginario della popolazione, una sorta di riciclaggio sociale, cioè dava un certo potere a chi in quell'area sociale non ce l'avrebbe mai avuto, e glielo dava perché appunto creava una rete, creava una comunità, creava una città nella città. La domanda che le facevo prima era proprio questa: ma esiste veramente questa cosa? Sono città nelle città? Hanno un potere contrattuale? Alla fine incidono nello sviluppo urbano delle grandi megalopoli africane oppure no? They have a bargaining power. Potere negoziale, ma sì, ce l'hanno, perché sono tante persone, sono la maggior parte delle persone, sono la maggioranza, e ovviamente hanno una rappresentanza a livello politico. La questione è che cosa devono negoziare, nel senso che alcuni slam la situazione è particolarmente complicata, penso ai nubiani di prima, sono posti però dove non è bellissimo vivere, quindi magari le persone sentono propria quella zona, però sono anche consapevoli che i loro figli crescono in un ambiente insalubre, dove l'acqua non è buona, dove non ci sono fognature, insomma in un ambiente che non fa bene. E quindi noi
non possiamo pensare che si possa vivere in quelle condizioni, e probabilmente le persone non desidereranno, via via che va avanti lo sviluppo, continuare non vorranno continuare a vivere lì. La cosa importante è che si mantengano questi legami sociali, mantenere questo spirito di appartenenza ad una comunità. Non so se questa cosa sia possibile a fronte del prezzo che si deve pagare per il fatto di vivere lì, e il prezzo è quello di far vivere i propri figli in un ambiente che non va bene. Se ci sono domande, a me ne sorgono in quantità. Allora, io sono arrivato un po' in ritardo, non ho seguito tutta la conferenza. Quello che volevo chiedere, in questo momento, in quei luoghi, ci sono tentativi di New Town attorno a Nairobi? Perché ho visto delle progettazioni che provengono dall'Europa e vengono trapiantate in paesi, quartieri interi. Con finanziamenti di aiuti pubblici. Dopo non lo so se poi dalla carta passano alla realtà queste cose, oppure ci siano delle forze endogene locali che fanno i compound, io parlo di compound, nel senso recinti con la guardiania, quello che viene adesso nei vari golf in Italia. Grazie. Altre domande? Sì, a me è venuto in mente un parallelismo con l'Italia del secondo dopoguerra, ossia in Italia negli anni 50 e 60 sono state costruite molte case popolari, è stata fatta molta edilizia popolare, tanto che basta guardare qualsiasi città italiana per rendersi conto che la maggior parte delle case sono state costruite più o meno nello stesso periodo e che si tratta di un paese di recente urbanizzazione. Mi chiedevo, un processo del genere è così impossibile nelle città africane? All tough questions. Sono domande difficilissime. New Town. Penso a due cose diverse quando lei dice New Town. Da una parte queste comunità che nascono come funghi nel mondo, che siano la Cina, gli Stati Uniti, l'Italia, sono persone con grande disponibilità di reddito e di spesa che si chiudono all'interno di quartieri che sono difesi da persone armate, vivono in una sorta di altro mondo, in isole. E questo perché? Perché hanno paura della criminalità, per esempio negli Stati Uniti hanno paura di essere esposti alle minoranze, ci sono così tante comunità di questo tipo nel mondo, penso alle persone che magari la pensano come Donald Trump. Quindi penso a questo quando dice New Town, ma penso anche ad altro, cioè ai tentativi da parte delle amministrazioni di dare una direzione alla crescita urbana dicendo, per esempio, la città è troppo affollata, creiamo delle città satellite, e questo rientra nella pianificazione del territorio. Ci sono situazioni diverse quindi. Se si fanno degli sbagli nel decidere a livello governativo dove mettere le persone, dove costruire queste new town, ci può essere un insuccesso. Penso al caso di Dar el Salaam, dove il governo aveva costruito, utilizzando anche dei fondi pensione, ha cercato di creare delle comunità vere e proprie un po' lontane dal centro, con delle comunità
buone, ma erano troppo lontane dal centro queste comunità. Il pendolarismo era eccessivo, le persone rimanevano lì, non andavano a lavorare, non si cercavano degli sbocchi occupazionali, non c'erano sul posto, ma era troppo lontano andare nel centro città, e quindi è stato un insuccesso. E poi penso a Pechino, che ha cercato di espandersi verso est ed ovest, dove la zona, dove la situazione climatica è migliore, ma in realtà poi si è costruito in modo indiscriminato, senza tener conto di tutte queste istanze. In alcuni casi gli architetti hanno una visione corretta e si segue quella, in altri casi prevalgono i ragionamenti di tipo economico, non sempre però è così. E magari una cosa che dal punto di vista economico va bene, non va bene sul versante politico. Quindi il quadro è complesso, e questo vale anche per l'edilizia popolare, nel senso che ci sono state forti tendenze a portare le persone al di fuori, fuori da questo tipo di edilizia, e portarle invece in altri tipi di alloggi dove pagano degli affitti diversi e hanno anche un tipo di responsabilità diversa nei confronti degli edifici. Mi viene in mente anche il caso degli Stati Uniti. Magari saprà che negli anni 60 gli Stati Uniti hanno costruito quelli che chiamiamo gli slum verticali, togliendo le persone da dei quartieri a basso reddito, particolare delle comunità nere, mettendole poi in questi slum verticali, che non sono stati però costruiti bene e che l'esperimento non ha avuto alcun successo, sono stati demoliti poi questi edifici. Quindi se c'è un'edilizia popolare va bene, ma deve essere fatta bene l'edilizia popolare. E bisogna che l'amministrazione appunto proceda correttamente. Questo può essere fatto in Africa? Non lo so. Non lo so, perché è anche una cosa legata al reddito, e gli slum nelle periferie delle città sono spesso fatti con dei materiali che sono inadeguati e sono occupati da persone che guadagnano pochissimo. Allora, se queste persone vanno via da lì, possiamo metterle con queste condizioni e questi livelli di reddito in edifici che costano loro di più? Forse anche sì, ma non so di quale livello di reddito stiamo parlando a questo punto come riferimento, come soglia. Quindi a livello potenziale penso che l'edilizia popolare possa dare un contributo, però ci sono tanti interrogativi aperti anche per possibili abusi da parte del potere politico, come si diceva prima, quindi non so rispondere. Provo ancora a buttare una domanda io. Nella seconda metà degli anni 90, quando finì in Kenya l'era di Daniel Arap Moi, il presidente, e si votò, arrivò al potere Kibaki, a Kibera avevo sentito, e non so se è mitologia, però poi avevo anche visto qualche lavoro, che il nuovo presidente e il suo entourage avevano pensato a una riqualificazione sul posto di Kibera. Sentendo la sua relazione di oggi, viene da pensare che chissà che guerra con i politici che la gestivano, se realmente hanno pensato qualcosa del genere. Io vidi qualche lavoro, vidi addirittura degli scavi come per tentare di costruire un sistema fognario, poi tutto si fermò. È vero, è mitologia, se ne è parlato, e soprattutto è possibile una riqualificazione senza degli spostamenti di massa di popolazione? Mi rendo conto che la domanda è difficile. Ma la situazione di Kibera è resa ancora più complessa dalla presenza dei nubi, dei nubiani, che
hanno se non altro dei diritti morali sulla proprietà della terra, perché sono discendenti, se vogliamo, dei nativi. E devo dire che il governo fino a questo momento è stato abbastanza riluttante a concedere dei diritti di proprietà dell'area di Kibera, magari non di tutto il terreno, però magari almeno delle aree che occupano. Fino a questo momento, ripeto, il governo è stato riluttante, ha nicchiato, i politici ovviamente hanno tutti gli interessi a non farlo, perché come già detto il valore dei terreni a Kibera sta crescendo. La possibilità potrebbe essere liquidare queste persone e trovare un modo per riqualificare l'area. Quando si parla di riqualificare l'area, di che cosa si intende? Ma sostanzialmente si intende utilizzare questi terreni per costruire residenze di tipo formale, per cui edifici di più piani, edifici commerciali. Poi dipende in che zona di Kibera ci si trova e quanto lontani si è dal centro città. E che cosa succederà ai residenti attuali di Kibera? Probabilmente qualcuno riuscirà anche ad acquistare una casa nella zona. Se andate a vedere la distribuzione del reddito, ripeto, ci sono delle sovrapposizioni tra la distribuzione del reddito e i livelli di reddito del residenti della zona formale, per così dire, e quelli delle zone delle baraccopile, per cui probabilmente qualcuno dei residenti potrebbero permettersi di acquistare una nuova residenza. Ecco perché sostanzialmente si potrebbe anche concepire un programma di riqualificazione dell'area. Poi farlo in un ambiente politico così corrotto come quello del Kenya, beh, è una bella sfida. Domande? Io credo che abbiamo ancora tempo per una domanda e una risposta. Non mi fanno cenno di accelerare. 10 minuti. Bene, allora se non ci sono domande provo ad abbozzarne ancora una io. C'è grande differenza tra, per esempio, Kibera e altre baraccopoli della cintura di Nairobi, cioè il sistema con cui il sistema sociale che le crea e che poi le fa vivere in quel modo è lo stesso per tutte, o ci sono delle differenze? Dipende dalla lontananza dal centro, dipende dalle proprietà, se ci sono ovviamente le differenze. Ma sì, dipende proprio dalla proprietà, dipende proprio dalla proprietà. Le baraccopoli di proprietà dello Stato, dove, come ho già detto, non c'è chiarezza riguardo ai diritti di proprietà, il governo può appunto espropriarle da un giorno all'altro. Queste sono le situazioni generalmente più complesse. Per quanto riguarda appunto le baraccopoli che si trovano alle propaggini della città, che sono però di cosiddetta proprietà privata, in realtà proprietà privata non è chiaro che cosa significhi. Vengono classificate in questo modo, ma ancora non si è capito esattamente cosa significa. Comunque sono baraccopoli in cui chi sostanzialmente gestisce le baraccopoli e ha il diritto di proprietà, gode di un diritto di proprietà, ha tutto l'interesse a migliorare le condizioni di vita e quindi potrebbe contribuire anche a migliorare queste aree. Ripeto, la situazione è molto complessa, perché qui stiamo parlando di aree in cui affluiscono anche grandi flussi di immigrati, per cui ci sono tantissimi immigrati che arrivano e che si insediano in queste baraccopoli che si trovano alla propria della città. Poi ovviamente le città stanno cambiando, quindi queste aree vengono classificate dal governo aree non soggette al piano regolatore, e quindi in un certo qual modo il governo se ne lava le mani e dice c'è poco che posso fare per migliorare queste aree. Insomma, processo decisamente molto complesso. Però è vero che ci sono differenze tra le varie baraccopoli a seconda di quelle che sono i proprietari, intanto, quelle che sono di più recente costituzione, eccetera, eccetera. Il governo a quanto pare ha poca intenzione ad affrontare queste problematiche, cioè parla di queste zone che non possono essere classificate in nessun modo e quindi lasciano un po' la libertà a tutti di fare quello che vogliono. Ma politicamente queste masse di persone che vivono
in modo molto più denso che nella città, diciamo, che non è baraccopoli. Sono masse elettorali, cioè i politici come le usano? Sì, certo, sono tutti elettori, ovviamente sono elettori. Beh, intanto il Kenya, come sapete, è una democrazia. Magari in una democrazia apertissima, non una democrazia a pieno titolo, ma comunque una democrazia. In Kenya c'è tantissima corruzione. Mio zio è nato lì, è cresciuto lì, ha sempre fatto parte, diciamo, della media borghesia, ha lavorato lì, ha studiato, è riuscito a avviare un'attività commerciale. E mi ha sempre detto: noi non possiamo contare sul governo per aiutarci, dobbiamo semplicemente occuparci di farlo stare buono affinché non si intrometta nei nostri affari. Ecco, questa è un po' la situazione. Bene, grazie. Il professor Vernon Anderson, è stata una conferenza dal mio punto di vista veramente molto interessante. Per chi lavora in Africa, conoscere nel dettaglio che cosa accade in queste aree dove a volte è difficile lavorare, entrare, è un qualcosa che è veramente prezioso. Grazie, grazie.